Buonasera a tutti. Direi una partita seria. Quel colpo di fortuna, su quel rimpallo, dopo anche una deviazione di piede, avendo riguardato poi la mia attenzione, di Cremona, è rimasto nella testa, ma è rimasto nella testa in senso positivo. Quindi questo credo che sia, nel corso di una stagione, qualcosa di importante. Aver fermato Brindisi a 55 punti, una Brindisi che arrivava da 3 vittorie consecutive, che, l'ho detto alla vigilia, ma non per circostanza, credo che possa essere una squadra per l'organico e per la capacità del suo allenatore di puntare ai playoff. È una squadra che ha giocatori di grande talento che possono portare canestri in serie. Averli fermati a 55 punti, aver avuto costanza 14, 14, 14, 13 i punti segnati per ogni quarto, credo che sia sicuramente un altro fatto molto positivo. Non c'è stato quel calo che a volte c'è stato, cioè dopo aver acquisito un vantaggio notevole poi ci si era fermati, oggi molto meno. Direi che stiamo lavorando e come ho detto a tutti voi in settimana, cioè proprio sia quando abbiamo vinto quando abbiamo perso sempre dei vantaggi e alcune volte senza spiegazione tecnica, non c'è sempre una spiegazione razionale, analitica, tutto. Invece abbiamo trovato situazioni in cui si sono ripetute che forse possiamo controllare meglio. Abbiamo cominciato a farlo oggi, tutti i giocatori, se avete visto in campo, erano proprio determinati a non sprecare nulla in ogni momento e questo credo che sia importante, perché poi i messaggi che si mandano possono essere sempre giusti o sbagliati, però l'importante è, credo che i messaggi sono quelli che arrivano e vengono fatti proprio dalla squadra, perché li sentono come risoluzione dei problemi. Ho avuto questa sensazione, questo mi fa piacere per il senso di essere coinvolti da parte di tutti. Abbiamo fatto anche ancora qualche pochino, ma il divario non è mai stato riaperto come in altre occasioni. Fantoni un po' nervoso, forse quei falli iniziali hanno un po' scritto. Sì, Fantoni ha giocato sicuramente una partita non positiva, ha giocato due falli precoci, così può capitare, sempre massima fiducia in lui e soprattutto massima fiducia nella sua voglia di fare. Il terzo quarto di Dode è stato determinante, abbiamo fatto 21 di valutazione in quel quarto e lui ha fatto 20 di quella sola. Sì. Quello che gli altri ha fatto meno uno, perché questa no, questa battuta, io penso che ci siano stati tanti momenti in cui qualcuno ha fatto bene, direi che anche il secondo quarto di Nick George è stato di un'energia contagiosa, ok? E così come penso che si debba sottolineare anche la prestazione di Alessandro Garofalo, perché è un giocatore che ha ogni tanto nella sua fragilità di carattere il suo unico, secondo me, handicap, chiamato a giocare una partita importante sapendo che, come sapevamo, che Pierce non era disponibile, credo che abbia risposto con una concretezza impressionante.